cose succedono quando? Quando tu vai a giocare con superficialità, con l'intento di vincere per forza, quando vai in casa dell'ultimissima in classifica, con peggior attacco e peggior difesa del campionato, vai là e dici: io sono la Cremonese e vinco. Questo succede quando fai una partita inaccettabile, inaccettabile, inaccettabile. La Cremonese, miglior difesa del campionato, con uno dei primi attacchi, va a Piacenza con la Ferrari, sarò ultimissima in classifica e fa cagare, fa cagare, fa cagare, soprattutto nel primo tempo. E perde contro, meritatamente, complimenti alla Ferrari Salò. Complimenti alla Ferrari Pissolò, perde meritatamente contro l'ultimissima in classifica che aveva il peggior attacco e la peggior difesa. Inaccettabile questa sconfitta, inaccettabile. Il Venezia ha perso, il Como ha perso, il Modena ha pareggiato, ragazzi, ma tornare dalla trasferta con la Ferrari Pissolò con 0 punti, ma... No, no, questa sconfitta non mi va giù, non va bene, non va bene, no, no, no. Bisogna svegliarsi, gente che cammina in campo. Non faccio più nomi, gente che cammina in campo. Non è solo colpa sua, ovviamente. Anche Jung dal pelino in ritardo sul gol, ma capita quello, capita. Tutta la squadra, e soprattutto due o tre che hanno fatto cagare. Tutta la squadra, ma soprattutto due o tre. Non, no, non mi va giù questa sconfitta. No, 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 no. Ripeto, potevamo recuperare 3 punti al Venezia, 3 punti al Como. Cazzo, no, non puoi perdere con la Ferrari Pissolò, con tutto rispetto. Comunque, meritata, vittoria meritata della Ferrari Pissolò. Complimenti a loro che hanno fatto il loro e la Cremonese invece non ha fatto un cazzo, soprattutto nel primo tempo. Con Okereke che ha rischiato, Okereke nullo e ha rischiato l'espulsione in un paio di volte. Ecco, i nomi li ho fatti. Vasquez cammina in campo. E dobbiamo svegliarci, però. Dobbiamo svegliarci. Dobbiamo svegliarci. Per di più, Zanimacchia è uscito perché si è fatto male. Forse si è fermato in tempo. Voleva rientrare, ma i medici, i fisioterapisti gli hanno detto di no. Però è un'altra grana anche questa. E adesso abbiamo il Modena. Che il Modena gioca a calcio, ragazzi. Gioca a calcio, sconfitta, inaccettabile, inaccettabile, inaccettabile. Non mi va giù, non mi va giù e non mi va giù. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Ma più che altro è la prestazione e l'atteggiamento, ragazzi. Che così non andiamo da nessuna parte. Il positivo che c'è è che adesso io spengo il computer, me ne vado a Sharm in Egitto una settimana al caldo e al sole. Questa è l'unica cosa positiva della giornata, l'unica cosa positiva. Quindi ci vediamo settimana prossima, probabilmente il post partita con il Modena non uscirà perché appunto sarò in Egitto. Se riuscirò lo farò, ma non penso. Forza Crema ragazzi, non si molla, ma così non va assolutamente bene.